Cio, cio, cio. Spero che inizi lentamente a farsi vivo il bitrate e tutto il resto. Vediamo un po' se qua comunicano. Ok, qua comunicano. Partirà, non partirà. Dai, bitrate, ce la puoi fare. Siamo tutti con te. Tutti con te, anche lo Scrubby. Bene. Drago 18-12-1996 is now live. Benissimo. Vediamo un po', ok, tutto si mette al suo posto, tutto funziona, tutto pulito, tutto preciso, come direbbe il Lambrenedetto, 18 milionesimo. 3 minuti di pubblicità per sbancare il lunario. Vediamo un po'. Qui mi mancano un po' delle persone tipo Vedo Bianco che iniziano a spammare a destra e a sinistra, giustamente. Le mie capacità, le mie emotions. Dunque, siamo arrivati a 35 raid. Dobbiamo arrivare a 100. Ce la possiamo fare in questa vita, nonostante tutte le difficoltà. Stiamo passando per periodi molto duri per poi arrivare alle stelle. Il problema è che cosa ci sarà alle stelle? Se c'è la cacca sulle stelle, non è un granché arrivare alle stelle. Quindi questi sono problemi che io mi faccio nella mia testolina, perché non mi fido, sono in fida. Addirittura 5 cose che mi hanno scritto su TikTok, cosa saranno? Tutte donnine che mi chiedono se possono stare con me, tipo come insegnava il mio bellissimo innominato Bruno o innominato Moro, che Dio, dipende come volete chiamarlo. Attenzione, adesso partono Ho dei letto video. in un blog No, 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 americano no, che le dai. prostitute sono più indulgenti e altruiste delle donne. Eccoci qua. Ah, ci sono ben 3 persone che mi scrivono su TikTok. Stanno per scrivere insulti. Uno mi segue, ma io non pubblico video da un sacco di tempo, quindi grazie. Va bene, se proprio volete seguirmi, seguitemi, non metterò niente di nuovo, non penso, quantomeno non nel periodo recente. Salutiamo la Clinze che mi scrive, sarà un profilo fake probabilmente. Ma cosa c'è? Uno col mocio vile in testa, ma voi non state bene, ragazzi. Non state bene, gente che mi segue col mocio vile in testa. Siete un po' particolari, diciamo. Un filino tendenzialmente un po' stranelli, vogliamo dire. Ce la vogliamo dire proprio tutta. Sì,
Sì, nel frattempo ringrazio chi ha fatto l'abbonamento. Cercherò di esserci nel salottino di questa sera. Vi voglio tanto bene, venite a seguirmi che da sola mi sento sola. Mi sento sola sulla piattaforma Viola. Attenzione che c'è qualcuno che chi chiama in segreto, dice Massimo Talamasco, ma anche nessuno. Oh, ed è arrivata la signora dell'oroscopo, benissimo. Quindi dopo andiamo a dare tutti una sbirciatina. Posto che oggi ci sia qualcuno, altrimenti me ne vado, basta. Me ne vado anche un po' incazzata. No, perché poi io ho fatto un sacco di ore, no? E la piattaforma Viola non me le sta contando. Perché? Per quale motivo non mi hai contato le ore? Adesso devi spiegarmi, dammi una risposta giustificata a tutto questo. Spettatori medi sono zero quando c'è una persona che mi segue. Ma allora sei cattivo, eh? Sei ingiusto, ecco. Cioè, il Lombrenzo Lambrughi, Lambrene ha detto, pubblica nuove foto su Facebook. E chi se ne frega? Perché devono arrivarmi queste cose indesiderate? Messaggi assolutamente indesiderati. C'è gente che prova anche a fare. C'è qualcuno che mi ha messo il like per la zampa. Ho fatto una mia fotografia di una zampa, della mia zampa, no? Con le unghie nere che mi piacciono tanto. Ciao, Vedovienco, ciao! Senti una cosa, volevo chiederti, ma secondo me, no, i colori che mi stanno meglio sulle zampe sono il nero oppure il blu metallizzato? Sono strana io? Sono, che ne so, una strega o la vedi come me? Che quindi diventi il mio stregone preferito? Non ci vedo tantissimo, nei panni dello stregone. Il blu va bene, sì. Perché sei troppo solare, secondo me. Poi posso sbagliarmi, poi magari è da MILF. Ma allora, cos'è questa cosa che. Io so cosa vuol dire MILF, no? Perché, ma perché mother? Perché la gente deve vedermi come materna? Cioè, la gente mi vede come materna, soprattutto qua in Germania. In un giorno mi hanno chiesto 3 volte se avevo dei figli. E basta. No, non ho figli. E poi soprattutto io non mi ci trovo con i bambini. Ho paura dei bambini, se volete sapere una cosa. Non li sopporto. E poi quando andavo in bicicletta al parco, un bambino, per fortuna la madre aveva un po' di testa, gli aveva messo il casco. Perché questo andava in bici in modo assolutamente spericolato, ma ha tagliato la strada, ho frenato, stavo per ammazzarmi. Ho finito con il comandare la mia bici con la mano così sinistra e prendere lui così perché stava per schiantarsi. A parte che siamo quasi coetanei. Ma no, ma tu sarai 20 anni più giovane, sono vetusta io. Ma al di là di questo, no, perché vedermi come madre? Cioè, ho io qualcosa di materno che non so di avere? Perché ho una personalità così complessa che non mi conosco da sola, il che mi preoccupa perché io ho vissuto a Praga 5 anni da sola e uno degli obiettivi che mi ero posto e pensavo di aver ottenuto era conoscere me stessa. Ne ho 40, ma ne dimostro 35. Io te ne davo anche 25, però adesso non la prendere come leccata di culo, te ne davo molti meno dalla foto. Inoltre hai una cosa che io non avrò mai. Tipo, come si fa? Cioè, sembri molto alto dalla foto, quindi come ci si sente ad essere così alte? Perché devo chiedere anche al mio uomo. Per esempio, lui ha delle difficoltà a scendere queste scale qui perché è troppo alto, rischia di togliersi via la testa. Io invece questi problemi non li ho mai avuti. Ma no, sono 1,80 m, vabbè, già molto di più di me comunque. Mio uomo è 1,90 m, 1,89 m, 1,90 m. So che l'ho misurato, però io non riesco, perché essendo di zampa corta, tendo a schiacciargli la testolina quando c'è uno scalino o sulle scale lo misuro. Vabbè. Lasciamo perdere questi momenti molto umilianti per la sottoscritta. Grazie.
Quindi sei un 82 o 83. Abbiamo scoperto che Diavoletta è di Biella. Ma sai che io devo averla vista da qualche parte? Può essere. Non so il suo nome, ma il suo viso mi era abbastanza noto. E anche da come parla non mi stupisce. Perché abbiamo un accento abbastanza neutro a Biella, solo che parliamo in frattissima. È biellese. Io chissà, magari l'ho già vista da qualche parte. E poi, cioè, diciamoci la verità. Era molto particolare quando parlava in inglese, mi ricordava qualcuno o qualcosa. Non lo so, devo averla incontrata da qualche parte. Vedi com'è piccolo il mondo, ebbene sì. Poi se scopro che anche tu sei di Biella, mi butto dal pontile, no? Proprio perché. Attenzione che finisce che poi Diavoletta conosce mia madre, quindi io sono fottuta, cioè. Io sono della Valle del Cervo, ecco, non sei tanto distante manco tu, caro il mio vedo bianco, eh. E tra l'altro tu la particolarità di una città fra tutte, Praga, sei andato. Pensa a te che magari ci siamo anche incontrati, dipende che anno sei stato a Praga. Basta che poi la mia testa inizia a pensare troppo alle possibili. Tipo, nella mia testa c'è già il film Sliding Doors, no? Che tipo che ci siamo incontrati. All'asilo mi rubavi le merendine. Qualcosa del genere. Poi, tra l'altro, io faccio un appello da anni. Io cerco un certo Paolo da anni che ha fatto l'asilo a San Digliano. Se mi senti, contattami. Non so il tuo cognome, non me lo ricordo, ma ci hanno divisi. Ci hanno divisi. Io non li perdonerò mai. Ci hanno divisi, capisci? Noi eravamo i fidanzatini dell'asilo. Poi non ho più avuto fidanzatini fino a 16-17 anni. Nessuno mi ha più cagata. Noi due andavamo a lagare i bagni. Eravamo Bonnie e Clyde. Devo ritrovarti da qualche parte. Mi ricordo soltanto che eri bellissimo. Avevi i capelli un po' rossicci tipo i miei adesso, tagliati a caschetto. Eri bellissimo, tra l'altro. Se lo ritrovo, magari un cesso, io pure. E quindi pensa che delusione. Ho giocato a calcio nella Biellese e Provercelli. Ecco, si capisce perché sei fatto un po' a tronco di pino. Cioè. Aia, io invece ho la spalla puttana. Cioè. Ho fatto i massaggi e mi era tornata bene. La prima volta che ha piovuto la spalla fa crack. Quindi niente, bisogna ritrovare questo mio amore perso. Ma che genitori di merda siete a separare due che sono fatti l'una per l'altro? Noi stavamo studiando idraulica in bagno. Infatti poi ho passato tutti gli esami di meccanica dei fluidi in ingegneria meccanica. È servito qualcosa a allagare un sacco di volte il bagno? Voi non capivate, ma stavamo facendo i primi così, esercizi di meccanica dei fluidi. Ecco, il risultato non era sempre così perfetto. Però, insomma, guardare tutti questi dettagli, anche voi avevamo 4 anni, sti cazzi. Se vuoi tornare a Biella, aspetta che arrivo. Se vuoi tornare a Biella, ho. Tre appartamenti di famiglia che affittiamo. Ah, c'hai multiproprietà. Guarda, io non lo so cosa devo fare qua in Germania. Ho provato a fare tutto quello che potevo, fra poco mi impicco. Comunque cerco lavoro anche in Italia, ma con la speranza di rimanere qua, perché io in Italia e soprattutto nel Bielese non mi ci trovo benissimo con la mentalità. Sono un po' troppo rompicoglioni. Poco cinica per cose che loro considerano che ci debba essere il cinismo più totale. Poi, cos'è che sono? Ecco, per esempio, quando c'è stato lo scandalo a Biella che bruciavano i cadaveri, ma non tanto, ecco, io quelli li metterei alla forca, potessi. Ma ti giuro, sono in genere contro la pena di morte, ma quelli che fanno così, cioè, ma bisognerebbe. Tornare al linciaggio, non lo so. In genere sono per pensi, il pensiero, la coerenza, eccetera. Ma queste cose mi causano un'esplosione.
una nonna a Ivrea anche, e tu vedi. Avere nonne distribuite in mezza pianura padana crea personaggi interessanti tipo te, e speriamo anche tipo me. Io addirittura ho una nonna, scusami, di Quinto di Treviso, che praticamente abbiamo fatto una foto, l'ho già detto questo, poi c'era lei in una vecchia foto a 30 anni, io una vecchia foto, io in una normale foto di qualche anno fa, quando avevo 30 anni. E mi fanno, ma tua nonna da giovane sembrava un'attrice, era bellissima, che belle labbra, eccetera. E poi ci sei tu. L'evoluzione è andata un po' male. Delle volte l'evoluzione non vede certi dettagli. Attenzione. Sì, comunque può essere che all'asilo io ti facessi dispetti, ecco. Non è che facevo i dispetti, più che altro ero vendicativo e sono ancora adesso come una merda. Infatti ti ringrazio di avermi segnalato, su questo mi dai il là, quel profilo falso che io poi ho segnalato a Twitch e niente, siete delle merde voi che fate i profili falsi e so già che... E qualcuno amico dell'innominato Moro, di sicuro. Io un giorno vado ad Europa, stampo la foto tua Emotion e la metto sotto la Madonna Nera. Sì, signora. Sì, per protezione, cioè, aiuta questa povera sfigata, cioè. Ma penso che se mi vedessero i miei ex compagni del superiore, ci scrivono merda sotto, ci mettono... Il simbolo del teschio e delle due braccia. Vado su a piedi io. Sì, tu ce la fai perché c'hai anche il fisico. Io cerco di avere il fisico andando in giro a piedi perché i mezzi costano. Comunque, come ti senti tu? Ieri eri in giro per gli orsi, secondo me. Tu sei il tipo che va in giro per gli orsi a fare le spese. T'ho sgamato. Comunque non lo so. La gente di Biella è un po' malfamata, del tipo, ma anche in giro per Italia è un po' malfamata, del tipo che una signora mi ha visto e mi fa, era un'operaia, ma te sei proprio di Biella? Io faccio, ma sì, ma sei sicura di essere di Biella? Ma sì, mia nonna è del Veneto, però io sono di Biella, no? Allora si spiegano molte cose, perché quelli di Biella mi aveva spiegato, secondo una teoria che va di moda, ma non solo per questa signora, anche per il resto d'Italia, quelli di Biella hanno degli lineamenti particolarmente brutti. E quindi niente. E grazie al cielo io questa nonna, devo dire, veneta, che è ancora viva e non so cosa stia succedendo ai miei capelli, scusa, sto diventando isterica. Ma guardate che... Allora, io questa nonna veneta con dei bei lineamenti che un po' ho ereditato, non del tutto, infatti il mio naso fa ancora un po' schifo, ma poteva fare molto più schifo se prendevo dai parenti piemontesi, quindi siamo noti per avere dei lineamenti che fanno schifo, anche al resto d'Italia, cioè, questa cosa la sanno pure a Napoli, quindi sputtanati completamente, una volta eravamo famosi per l'aiazione, adesso siamo famosi per i lineamenti che fanno cagare. Sì, faccio la spesa, sono brava a letto le verene, sono selvatiche, non lo so, io sono mezza veneta, quindi ho almeno la scusa per essere una schiappa a letto, cioè che penso di essere, tra l'altro. Però tu ci fai sapere questa cosa, è giusto una valutazione, puoi fare il paragone addirittura con le praghesi, no? Perché tu sei un uomo che hai esperienze anche lì. Oh, ma che cosa ha questa cosa? I fili bianchi in mezzo, pezzi bianchi. Perdo i pezzi, gente. Li ho lavati ieri, ma com'è possibile che siano già sporchi? Comunque, voglio solo dire una cosa. Come sai, Diavoletta aveva fatto colpo su Stan, mi sembra che fosse. Quindi, evidentemente...
questa Biellese, quella Biellese ha fatto colpo. Io ho fatto colpo su chi non lo so, su dei pazzi, per, penso, perché mi facevano i complimenti. Anche, è stata la parte più imbarazzante della chat, pure io mi sentivo imbarazzo per loro. Ti lascio lo spettatore, vado a Biemonte in bicicletta adesso. Ciao! Buon viaggio. Mi puoi condividere un attimino le emotion che voglio aumentare il numero? Attenzione che sulla strada potresti incontrare mio padre, perché va sempre in bicicletta, quindi se trovi uno con un carattere di merda che mi somiglia, ecco lui. Sì, ci somigliamo. Però lui fa un po' tipo a quel fascino tipo, come posso dirti, George Clooney, che io non ho. Cioè l'eleganza non è arrivata fino a me. Minchia, c'è il gufo che rimbalza. Ed è più tipo alto più o meno come te, quindi se lo vedi in bici. Il GNP al bar, non lo so, se riesci a sopportarlo, complimenti. Io non ci riesco. Ma non ci si sopporta a vicenda, eh. Lui pensa che io sia piena di me e io penso di non sopportarlo perché è proprio come si dice, il macismo dell'uomo italiano, ma mascolinità tossica, si dice in inglese. Toxic masculinity, qualcosa del genere si dice in inglese. Io proprio non sopporto, ma mio fratello è ancora peggio, quindi. Ma anche lui va in bici, però una volta è caduto io ero tutta felice. Che cazzo, tutto qua, che bello, una figata. Niente, comunque, buon viaggio, ciao. Grazie per l'emotion. Già. Se non mi vedi più è perché sono morto. Dai, non farti male. No, 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 dai, non farti male. Vedo bianco. Ti vogliamo tutti molto bene. Abbiamo una foto tua vicino al computer, no? Beh, per piegare santo vedo bianco che mi fa l'abbonamento. Cioè, fondatore e abbonato da 2 mesi. Dopodiché santo, no? Sì, no, io in politica non ci voglio andare. Poi, tra l'altro, le elezioni politiche, tutti, cioè, c'è gente che mi chiede cosa voti, cosa voti. Non lo so, mi stanno sul culo tutti, cioè. Votazioni, partiti. Dovrei trovare da qualche parte quel test che fanno anche in Germania per, secondo le tue idee, qual è il partito che più ti rappresenta, no? Carlo Calenda. Ah, il partito Calenda. Cosa vuole il partito Calenda? Partito Calenda. Vediamo un po'. Allora, politico, dirigente d'azienda italiano, europarlamentare, segretario del partito Azione. Ma non era diverso? Tra l'altro di un tipo abbastanza giovane, anche del 73. Calenda sindaco. Liberale socialista e socialdemocratico liberale. Oh. Benissimo. Mi sto già prendendo male.
Ha avuto la prima figlia a 16 anni, da una relazione con una segretaria del compagno della madre. E la frequentava da quando aveva 14 anni. Poi ha avuto altri 3 figli da un altro. La moglie attuale è affetta da leucemia. Minchia, è una sfiga addosso quell'uomo. A parte il fatto che è un uomo pericoloso, quindi 4 figli. Cioè. No, 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 noi due non andiamo, non andiamo d'accordo. Quale partito votare? Test. Vediamo un po' se ci sono i test. Test politico. Vediamo un po' se finalmente mi tolgo qualche cosa. Guardate, ve lo metto in condivisione, perché giustamente dovete vedere anche voi che cosa fa, che cosa combino. Ok, troppo grosso, lo rimpicciolisco. Lo metto da qualche parte. No. Browser wall, no. Ok, ce la possiamo fare. Opla. Qualche piccolo. Sì, accetto, va bene. Gli stranieri attualmente residenti in Italia. Ah, ok, adesso capisco cosa hai combinato, disgraziato. Oh. Che bello, ho fatto di nuovo il danno. Probabilmente le emotion neanche funzionano più a questo punto. Vacca. Ok, una parte l'ho ricostruita. Blick. Dunque, gli stranieri in Italia, residenti in Italia, dovrebbero avere diritto di voto? Sì. Quanto questo è importante per te? Molto, perché io vorrei farlo, essendo all'estero. Candidati politici dovrebbero essere obbligati a mostrare al pubblico la loro dichiarazione delle redditi? Sì. Molto di più. Dovrebbero essere consentite le donazioni ai partiti politici da parte delle corporazioni, associazioni, organizzazioni no profit? No. Meno, perché i partiti politici hanno già troppi soldi. Si dovrebbe permettere ai pazienti terminali di porre fine alla loro vita tramite il suicidio assistito? Sì. Ancora di più importante, le coppie gay dovrebbero avere gli stessi diritti di quelle etero riguardo alle adozioni.
Madonna, che domanda. Aspetta un attimo, ci penso. Ma secondo me sì. Quanto è importante per me? Ma molto. Sostiene la pena di morte? Direi proprio di no, tranne in casi estremi. È importante per te? Questo è importante per te? Per me è importante tutto, cioè non è che... I senza tetto che hanno rifiutato un riparo o un alloggio disponibile dovrebbero poter dormire o accampare su una proprietà pubblica? E perché rifiutarlo, scusami? Una domanda minchia. Questione relativa all'alloggio. Non capisco perché dovrebbero rifiutare il riparo a un alloggio disponibile. Io non capisco la domanda, gente. C'è qualcuno che mi può aiutare? Chiedo l'aiuto da casa. Perché rifiutarla? Cioè, non riesco a capire. Cioè, io metterei no, ma non per cattiveria. Perché così se tu dici di no, devono andarci in un alloggio. Però non lo so. Cioè, comunque lo fanno lo stesso, quindi boh, forse alla fine fatelo, minchia. Cioè, mi spiace per loro. Se vuoi vedere l'uso della cultura e cibi geneticamente modificati, fanno lo stesso, quello è il fatto che... Boh, no, però... È poco importante per me perché tanto lo fanno lo stesso. I ricercatori dovrebbero essere... Dovevo poter usare... Animali per testare le sicurezze dei farmaci, vaccini, dispositivi medici, cosmetici. No, a meno che non usino loro di animali. Vediamo un po' se lo fanno. Molto. Bisognerebbe proibire gli oggetti monouso come bicchieri, piatti e posate di plastica che contengono meno del 50% di materiale biodegradabile. Sì. L'Italia dovrebbe lasciare l'Unione Europea? No, altrimenti io cosa faccio? Mi sparo, ritorno in patria a questo punto. Ogni cittadino di 18 anni dovrebbe prestare almeno un anno di servizio militare? No, ma il servizio civile lo dovrebbero fare, forse. Tutti, anche le ragazze. L'Italia dovrebbe accettare rifugiati provenienti dalla Siria? Secondo me sì. Perché se succede una guerra da noi vogliamo che qualcun altro ci ospiti, credo proprio. Sei favorevole alla legalizzazione della marijuana? Assolutamente sì, ma cioè proprio non di più. Il governo dovrebbe richiedere ai dipendenti delle imprese di essere vaccinati contro il Covid? Io penso di no. Perché se lo fanno poi inizia a esserci il traffico dei Covid. Conoscendo gli italiani, inizia a essere i certificati falsi contro il Covid. La città dovrebbero aprire centri di consumo sicuro di droga in cui i tossicodipendenti possano consumare sostanze illegali sotto la supervisione di medici e professionisti? Probabilmente sì. Sarebbe anche più controllata. Dovrebbe esserci un divieto temporaneo su tutta l'immigrazione verso l'Italia? No, tanto ci arrivano lo stesso. Cosa ci serve quel divieto? Non lo so. Gli immigrati dovrebbero essere deportati se commettono un crimine grave? Penso di sì. Entrano tutti, però se fai cazzate te ne vai. Agli immigrati musulmani dovrebbe essere impedito l'ingresso nel paese finché il governo non avrà migliorato le proprie capacità di individuare i potenziali terroristi. E come glielo impedisci? Scusami, se questi arrivano con i gommoni.
Dovrebbe essere impedito. Cioè, se tu prendi tutti gli immigrati come musulmani, come terroristi, fa un torto a tutti, perché è come darci a noi tutti dei mafiosi. E io ne so qualcosa, avendo vissuto all'estero. Quindi no, però qualcosa per monitorarli si dovrebbe fare, perché insomma. L'Italia dovrebbe assassinare i terroristi. Assassinare i terroristi sospettati nei paesi stranieri. Veramente assassinare. No, non dovrebbe assassinare, non c'è la pena di morte. Al limite, arrestare. Cioè, arrestare sì. Assassinare. Dovrebbe il governo poter controllare le chiamate telefoniche e le email? No. Sei favorevole alla decriminalizzazione delle droghe? Assolutamente sì. Altrimenti io da chi mi rifornisco? No, sto scherzando. Dovrebbe essere illegale bruciare la bandiera italiana. Ma che cazzo me ne frega? No, ma figurati. Dovrebbe l'Italia aumentare le tasse per i più ricchi? Assolutamente sì. Il governo dovrebbe operare tagli sulla spesa pubblica per ridurre il debito nazionale. Cioè, per i più ricchi io intendo tipo Berlusconi, chiariamoci. Il governo dovrebbe operare tagli sulla spesa pubblica per ridurre il debito nazionale. Forse sì, ma non sulla scuola, cazzo, è la più tartassata di tutte. Boh, non lo so. Sei favorevole a un programma di reddito di base universale? Sì, perché sennò mi fotto. Sei favorevole all'utilizzo dell'energia nucleare? No. I criminali condannati dovrebbero avere il diritto di voto? Ma è così importante? No, secondo me no. E non è neanche forse una cosa meno importante, cioè. Soprattutto condannati, ma di cosa? Se sei stato condannato all'ergastolo, per me, boh, potresti perdere completamente i diritti civili e già probabilmente li perdono. I detenuti non violenti dovrebbero essere rilasciati per ridurre il sovraffollamento. Non violenti, come fai a saperlo? No, è troppo rischioso. I dipartimenti di polizia, perché poi fanno finta di essere non violenti e poi escono fuori, chissà cosa combinano, non mi fido. I dipartimenti di polizia dovrebbero essere autorizzati a utilizzare attrezzature di livello militare. Contro la lotta alla mafia, sì, proprio in situazioni molto gravi. La rete universitaria all'università pubblica dovrebbe essere gratuita? Sì, assolutamente. Sì, l'istruzione più gratuita possibile, anche a costo di fare dei sacrifici. Dovrebbe il governo incrementare la spesa per i trasporti pubblici? Talmente schifo. Sì, dovrebbe, però non succederebbe mai. Quali sono le qualità più importanti per un candidato? Intelligenza, buon senso, efficacia, determinazione, trasparenza e integrità. Non so qual è la differenza fra i due, però per me questi. Quale domanda vorresti fosse aggiunta a questo quiz? Nessuna. Risultati. Sarò di estrema sinistra, di sicuro. Cioè, verrà fuori. Si nota una certa rassegnazione nei confronti dell'umanità. Quando vedi il quiz, però
però fammi sapere perché. Sì, smettila. Allora, smettila. Al 94% Movimento 5 Stelle che non lo voterò mai. Partito Comunista, lo sapevo, Alleanza Verdi e Sinistra. Potere al popolo, più Europa. E poi ho fatto sta stronzata di aver cancellato il link che mi serviva. Ah, mi viene il nervoso. Vento come Mosconi, via FF culo. Browser alert, va bene. So alert. So alert è giusto. Browser wall. Funziona? Non credo. Oh, grazie. Grazie, vedo bianco. Cos'è? Non ti avevo visto. E le emotion non funzionano più perché ho cancellato qualcosa di sicuro. Aspetta, vediamo un po'. Infatti non funzionano più perché ho fatto una leggerissima cazzata. Allora, è venuto fuori che sono di sinistra. Grazie, lo sapevo già. Però io votare il movimento, anche no. Quindi non so cosa votare. Secondo me alle votazioni metto la preferenza vedo bianco, no? Con te che mi inizi ad odiare perché non vuoi entrare in politica, credo, non lo so. Comunque, vedo bianco, sei tornato o sei arrivato direttamente già a Bielmonte. Grazie per i soldi comunque. Dai. $320 ho preso, però quello che mi manca, cioè, ma quei 10 bits mi hai conquistato il cuore, vedo bianco, cioè, praticamente io, oltre ad avere una tua foto nascosta vicino al computer, no, prego tutti i giorni che tu ti trovi delle signorine in minigonna che ti soddisfino ogni qualunque tipo di voglia, più o meno morale che tu possa avere, anzi più amorale sono, meglio è, insomma. Non mi ricordo più dove ho aggiunto questa cosa. Ah, mi viene l'esaurimento. Ah, emotion wall. Ah, eccola qua, l'emotion wall, copri ARL. Vediamo se adesso funziona l'emotion wall. Lanciamo un uomo a caso. Si vede, però è troppo piccolo. Non so perché mi si siano ristrette le emotions. Oppure faccio le motion gigantesche, motion wall lo faccio grosso come lo schermo. Un po', sto cercando di trascinare verso la destra, ce la posso fare, 7-8 anni ce la faccio. Abbiate fiducia nei miei mezzi che sono un filino lenti, cioè, la velocità non è mai stato il mio male. E adesso proviamo a lanciare delle motion.
gatto. Oh, sono io che vado dappertutto. Diciamo anche 30 secondi di pubblicità. Cosa succede oggi? San Paganino? Ah, grazie, grazie, grazie per l'unicorno che, vabbè, io ho già visto sembrare qualcos'altro, ma perché sono una donna priva di romanticismo ma piena di cinismo. Aver studiato con troppi uomini che mi ha fatto un brutto scherzo. Sarà che arrivavo a scuola e vedevo sui banchi disegnati cose porno di ogni tipo e quindi la mia mente si è corrotta davanti a tutto questo. Però la candela gialla c'è ancora tra noi. Il lumino della candela gialla fa pena, è bassissimo. E servirebbe per propiziare il lavoro, ma dicono che se la candela non brucia bene sono cazzi, ci sono energie negative. Così dicono, io non so se bisogna crederci. Anche quella dell'amicizia va male, cioè un periodo di palta praticamente. Soltanto vedo bianco, capisce che io sarei tendenzialmente così di sinistra come quelli del Movimento 5 Stelle. Su cui andiamo d'accordo praticamente su tutto, però niente, cioè, c'è niente da fare, ma io quelli non li voglio votare perché secondo me non riescono a mettersi d'accordo su nulla e litigano e fanno casino. Quindi cosa faccio? Vedo bianco, cosa voto? Aiutami. Continuano a chiedermelo, cosa voti? Non lo so, sono in crisi, lasciatemi stare. Voto Fantozzi. Questo ha votato Fantozzi, ma è pazzo. No, 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 lo capisco, va. Lascia perdere. Che bello questo schermo. Così così me lo prendo anch'io. Lo schermo blu. È a questo che ci ho cancellato tutto. Casino combinato. No. Chip goal. Chissà cosa ho combinato prima. Ho distrutto tutto praticamente. Ci ho distrutto tutto. Sono arrivati un sacco di soldini. Cos'è? Ah, ci sono anche gli effetti sonori. Che fico. Ma grazie, oggi è San Paganino, che figo.
questo devo farlo un po' più piccolo, però altrimenti non si vede una minchia. Aspetta, no, non farmi arrabbiare. Quanto mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare così te. Quindi tu adesso mi stai in realtà pagando. Mio caro, perché io ti rubavo le cose all'asilo, attenzione. Torna Biella. 23, 49 bit, 23 bit. A cosa fare? Devo tornare a Biella. Per quale motivo dovrei tornare a Biella? Cioè io se torno a Biella voglio garanzie, sai che sono stronza, no? Sono d'animo bastardo. Ah, ok. Attenzione. Lo facciamo diventare più piccolo dello Scrabby. Cosa torno a Biella a fare? Lavori per la mia famiglia in un'azienda con 120 dipendenti. Ah, sì, e cosa fate nella vostra azienda? Non lo sapevo che eri così, come dire, pieno di denaro. Ma tu sei sicuro di essere di... Guarda che, attenzione, che è pericoloso essere troppo buoni a Biella, ma in generale nel mondo. Non so dove sono, aiuto! Io mi faccio un po' più piccola e questo lo faccio un po' più grande. No, al contrario. Sono mitica, volevo fare al contrario. Sono geniale. Eccome. Ciao, tenendo premuto puoi allungare l'oggetto per farlo diventare una barra orizzontale. Grazie. Ah, grazie per tutte le donazioni, vedo bianco. Ciao a tutti. Ciao, benvenuti a questo video. Io ho fatto un test per vedere quale partito politico votare ed è venuto fuori, attenzione che sono di sinistra. Non l'avrei mai detto, eh? Cioè, mi ha sorpreso tantissimo. Però il Movimento 5 Stelle mi ha praticamente fatto cadere le balle, posso dirlo. Aspetta, vediamo un po' se funzionano le motions, più che altro, cosa che mi preoccupa. No. E per quale ragione? Perché c'ho troppa roba aperta e non so più che cazzo sia. Ah no, funziona, grazie Andrea. Sono rincoglionita, cioè sono svegliissima, si vede.
Comunque condividete, sentitevi pure pronti a condividere qualunque icona di qualunque personaggio, tranne quella di Twitch, Drago 18 12 1996, perché è un account fake che io ho segnalato, grazie a Vedo Bianco, che ringrazio tra l'altro, grazie a Vedo Bianco che mi pare sempre le chiappe. Senza di te e Robby io sarei finita. Tra l'altro Robby è un po' che di tempo che non si fa più vedere né sentire, però gli vogliamo bene lo stesso, dai. Scrivete un messaggio tipo Robby ti vogliamo bene, Robby caro ti vogliamo bene. Ciao Andrea, tra l'altro Diavoletta 2022 e anche lei di Biella e le vogliamo bene e la salutiamo. Ciao. Guarda che c'è anche gente normale di Biella, no? Non credevo, cioè per me gente normale è tipo personaggi come la mitica Diavoletta, che è una che, oh, se gli piace una cosa lei te lo dice punto e basta. Invece di essere sempre timorati di Dio come quelli che trovavo io, non so se ho conosciuto il biellese peggiore, ma dai, l'ho vista da Pino. Ciao anche Pino, cercherò di esserci questa sera al tuo salottino. Se arrivo in ritardo, chiedo scusa proprio con le mani giunte. Ma è su Discord questo salottino? Devo contattarlo in qualche modo, il Pino? Scrivi a Pino. Ah, ok, devo scrivergli. Minchia, non so leggere. Mi scrivete le cose, io sono ritardata oggi. Ma sapete per quale ragione? A parte il mio essere poco sveglia di natura, no? Ma Pino, Pino 84. Aspetta, che devo scrivergli. Rincoglionita, ma l'ha detto. Ah, cos'ho al posto della testa? Le pigne. Devo scrivere al simpatico Pino. Che non è online adesso. Salottino. Arrivo, sulla chat arrivo subito, arrivo. Mi presento. Sì, l'ho visto da Pino. Comunque, non so da te in Germania, ma qua la gente cade come le foglie. Cioè, impazziscono o stanno morendo? Spero che non stiano morendo. Cioè. Spiegati meglio. Dico anche una cosa: se non capisco molte volte il vostro linguaggio slang, è perché da un sacco di tempo. Ah, stanno morendo, minchia. Non capisco il vostro linguaggio slang perché è tanto tempo che non sono in Italia, quindi probabilmente parlo come una degli anni 90, completamente rinco. Ma di cosa stanno morendo? Di Pippa virus? Di Pippa coronavirus? O di che cosa? Cose varie, ok. Cioè, ok, è una minchia, però ho capito quello che vuoi dirmi. Qua non si sente dire niente, quindi boh. Più che altro, quello che mi preoccupa è che mi sono arrivate 100 euro. Voi direte, dovresti essere contenta invece di preoccuparmi. E no, mi sono arrivate 100 euro perché sono disoccupata, no? E per i costi dell'energia in inverno, e quindi questo invece mi fa pensare che saremo un po' nella merda tra qui a qualche mese, anzi molto vicino. E tra l'altro io non riesco a trovare lavoro, quindi non lo so, andrò a pellegrinare da qualche parte, ma sì, al limite
Sono abituato ad andare in giro per l'Europa senza un soldo, sono 16 anni, faremo anche il 17° anno, no? Festeggiamo così il 17° anno. Ah, tra l'altro, un'altra cosa, non so se vedo Bianco c'è ancora, ma magari mi sentirà o lo ripeterò una volta che c'era lui. 30 secondi di pubblicità, plink. Dunque, io avevo cercato di tornare in Italia una volta in tutti questi anni, no? E avevo mandato un curriculum per insegnare in una scuola, o piuttosto ne ho preso uno che non aveva mai insegnato, piuttosto che prendere me, cioè questo tutto dire. Ma poi sarei un insegnante molto particolare, non mi terrebbero, secondo me mi butterebbero fuori a calci in culo dalla scuola. Perché non ho questo finto rigore, questa cosa, questo perbenismo che un professore deve avere, no? Non ho il senso del contenimento. Tutte queste cose non mi appartengono, hanno veramente stufato. E poi se gli insegni le formule di fisica, paragonandole al sesso per fargliele ricordare, si incazzano. Ah, comunque, grazie, vedo Bianco per avermi dato un sacco di soldi. Grazie mille, grazie, grazie. 92 addirittura. Ciao, diavoletta, ciao, abbiamo scoperto che sei di Biella. Abbiamo scoperto questa cosa di te. Come ti senti adesso che noi sappiamo i tuoi segreti? Ti senti bene, male, meglio, peggio? Io ci sarò ancora per una ventina di minuti, quindi non perdetemi. Ho anche pochi ascoltatori in questo momento, quindi aiutatemi. Diavoletta 22, ciao. Ciao, diavoletta. Sappiamo, e si vede che era destino, ecco. Lei la prende con molta filosofia, una donna filosofa. Sì, ma proprio Biella Biella o limitrofi? Perché se sei di San Vigliano, cioè potresti impiccarti perché. Ma a parte che a San Diliano nessuno mi conosce e quei pochi che mi conoscono e mi odiano. Quindi spero che tu non, cioè, non abbiamo fatto le scuole assieme, vero? No, dai, sarò molto più vecchia io, quindi tu ti sei tolta questa sfiga dalle balle. Andrea, ciao, e si vede che era destino. Ah, Drago, ma sei di Biella? Sì, io sono della ridente cittadina di San Vigliano, un paese tristissimo, proprio triste, triste, proprio triste. Una volta ero proprio in piazza con un mio amico che mi era venuto a trovare da Vercelli, c'era un grigiore assurdo e io proprio ho detto, certo che questo paese fa schifo. E lui mi ha capito perché insomma ha girato un po' l'Europa, quindi sono un po' cadute le palle pure lui a vederlo. Scuola hai fatto? Ma io ho fatto le elementari e medie nel paese, cosa sbagliatissima che hanno fatto i miei genitori, ma va bene. Poi ero andata a Biella a fare tipo, che cazzo era? Com'è che si chiamava? Il liceo biologico o qualcosa del genere? La Santa Caterina, quello che ha chiuso, grazie al cielo, quell'esercito di suore di merda. Cioè, pace bene. Ma quando mi chiedevano che scuola facevo, io mi vergognavo. Dopodiché, ok, ho presente, anche lei è traumatizzata da questa cosa. Anche tu sai delle imprese di queste suore. Adesso l'hanno chiusa, mi sembra. Addirittura i banchi non ci sono neanche più. Li hanno mandati in Africa, per fortuna. Ci sono i segni. Ho fatto l'asilo lì. E
e ancora ne porti le conseguenze. Ma poi sei scappata, cioè ti hanno fatto andare via, i tuoi genitori non ti odiano così tanto, spero. Capisco avere dei problemi in famiglia, infatti io ne ho, fidati. Ma così tanti, cioè, già che ti hanno fatto fare l'asilo lì, cioè, ma ti odiavano da piccola, cioè. O non hanno capito bene di cosa sono capaci le suore e i preti. È così. Tu conta che probabilmente, secondo me, tu sei molto più giovane di me, quindi tanto che tu facevi l'asilo, escua, oddio, e scuola materna, ho fatto l'asilo e scuola materna, e 2 anni di elementari. Poi, per fortuna, ti hanno portato via, spero. E quindi hai proceduto la tua crescita senza troppi traumi, spero, spero. Non per farmi i cavoli tuoi, ma io credo che sia stata un'esperienza piuttosto brutta, anche perché hanno interrotto, sì, per fortuna, infatti, hai interrotto l'elementare in modo brusco dopo 2 anni, perché non fartene fare tutti e 5? Ci sarà un motivo, perdonami se vado a rimarcare i tuoi traumi, ma avendolo avuto anch'io, cioè. Quelle grandissime stronze mettevano le mani addosso ai bambini. Sì, è vero, c'era anche un prete che metteva addosso le mani a noi, e che eravamo 15 anni, 16 anni, cioè, io ero quello che ero a 17 anni, ho sempre avuto un carattere schifoso, però stavo ascoltando, però a lezione non davo fastidio, perché ero dell'opinione che devi cercare di non provocare i professori, ma anche adesso la penso così. Sono sempre stata così. Cercavo di non far incazzare i professori, no? Il quieto vivere. Ascoltavo la sua lezione così, no? Sto stronzo praticamente spiegava, non so perché, nella lezione di religione, sto bastardo ho iniziato a spiegare come funziona il cervello umano. E per spiegare il cervello umano, tu sai che c'è una parte logica razionale, c'è un'altra parte più legata alla creatività, alla fantasia, ai sogni, no? Cosa fa lui? Invece di dire questa parte del cervello serve a questo, quest'altro, cosa fa lui? Mi tira uno schiaffone fortissimo, questa parte del cervello funziona così, cioè io ero già così, no, che mi avevo male, e cosa fa poi dopo quando spiega l'altra parte del cervello? Mi tira un altro schiaffone così, perché allora se pari lo schiaffone sei una stronza, perché non ti lasci picchiare, se ti lasci picchiare ti fa un male della madonna, poi è uno stronzo, perché non è che ti prende qua sulla guancia che si vede il segno della mano, mi ha preso sui capelli che non si vedeva un cazzo, quindi se andavo a dire qualcosa lo potevo dire, no, io non ho fatto niente, no, lei mente. Quindi cioè ho preso in odio tutte queste cose, io proprio li odio, perché poi fanno queste cose qua. E se qualunque altro professore le facesse, vabbè, adesso ci sono i cellulari, si filma e quindi sono fottuti. Ma anche ai tempi, no, che non c'erano i cellulari, se fai una cosa del genere vieni denunciato. Però loro sono dei preti, quindi sono sopra di tutto, non hanno mai conseguenze. Ma questa cosa mi ha fatto girare. Poi con me, no? Lo faceva proprio con le persone tranquille, perché io ai tempi ero molto più tranquilla adesso mi spezzerei le braccine. Non lo faceva con i peggiori della classe, perché questi qua, tra l'altro erano magari ragazzi, sai, come forza potevano compensare, cioè tu mi tiri una legna, io a un certo punto mi arrabbio e te ne tiro un'altra, ed è anche una reazione naturale, alla fine siamo esseri umani, quella è la reazione che ti viene a fare. Di prendere ed ammazzare. Lo faceva soprattutto con quelle che erano magari mingherline, tipo me, quelle che erano tranquille, persone così. Cioè, quello erano queste persone. E non l'hanno mai pagata. Comunque, adesso so che mettevano le mani addosso anche ai bambini, complimenti, cioè. Ma per che cosa poi? Perché i bambini fanno le marachelle? Buongiorno, è dalla notte dei tempi che i bambini fanno le marachelle, cioè non eravate solo voi, no? Quindi erano le suore anche che picchiavano i bambini o gli insegnanti? Se posso chiedere. Beh, anche la maestra. Ma fa che stronza, cioè uno paga, no, per avere un'istruzione migliore, quelli ti picchiano.
E l'hanno fatta franca per un sacco d'anni, perché l'hanno chiusa poi dopo, negli anni 2000, ce l'abbiamo fatta a levarceli dai coglioni, no? Cosa che in Germania praticamente se li sono tolti dai coglioni almeno 30 anni o 40 prima. Non solo, ma non solo, lì anche nella scuola elementare dove sono andata dopo, la maestra metteva le mani addosso. A quei tempi si sentivano in diritto di farlo. Come? Cioè, secondo me quello è un buon modo per creare l'ateismo o creare culti alternativi, perché odi talmente tanto la religione per come te l'hanno insegnata che finisci nel satanismo. Io ti giuro. Conosco delle persone che sono sataniste e tutte hanno avuto una pessima esperienza da piccoli, soprattutto quelle esperienze che poi ti ricordi, ti traumatizzano con la religione. Tutti. Non ce n'è uno che ne se ne salva. E poi, tra l'altro, così facendo mi dissocio da cosa? Da quello che ho detto? Ale sorride. Ti dissoci da cosa? Allora, io ho scoperto un sacco di persone che venivano picchiate da piccole. A scuola, dai preti e che cosa. E per me è stata un'esperienza traumatizzante perché io tipo, ho avuto un'insegnante all'elementare che era tipo una mamma. Mi dissocio dal parlare da certi culti pagani. Ok. Ho tirato fuori il satanismo come cosa estrema, no? Ma anche ateisti che sono diventati atei appunto perché hanno avuto queste esperienze estreme. Comunque, tutti hanno avuto esperienze o dove le hanno prese dai preti, oppure che hanno direttamente trovato un prete quando erano piccolissimi che si stava divertendo con una signora, così improvvisamente, no? Tutto tranquillo lì così. Oppure suore che si stavano divertendo l'una con l'altra. Per cui, cioè, sono i bambini hanno avuto gli occhi così per un certo punto. Vabbè. Cioè, che uno si chiede, ma voi come state messi? Sforbicia. Sì, è così. Sì. Quindi. Che dire, è come creare un esercito di ateisti o di culti alternativi, solo quello volevo dire. E poi ne ho scoperti tantissimi, che più parlo con la gente, più scopro di cose che venivano fatte in scuola, i bambini che venivano picchiati, i ragazzini che venivano picchiati, eccetera, eccetera. Poi avevo scoperto anche una cosa, che alcuni preti che c'erano nella nostra scuola, erano arrivati lì perché al classico una ragazza era stata picchiata, questa si è giustamente incazzata perché stavano facendo autogestione. Il prete ha detto: "No, rientrate nelle classi, se no vi picchio". E l'altro dice: "Mi scusi, ma stiamo facendo autogestione". Risposta sberla, che non significa niente dare una risposta tipo sberla. E poi questa si è incazzata, ha detto: "Adesso io ti denuncio". E c'è stato un casino assurdo, alla fine l'hanno soltanto cacciato dalla scuola, quindi l'hanno mandati via dal classico, che sarebbero le scuole più alte di Biella, più autolocate di Biella, per mandarcelo a noi. Cioè, tipo, scendevano di grado, no? Li hanno soltanto messi in scuole un pochettino più sgarrupate. Dimmi te. Un attimo.
Quindi, boh, più parlo con le persone, più ne scopro. Scopro di persone che erano così in chiesa tranquille, il prete sclerato li ha mandati in fondo alla chiesa, in un posto da soli, dove era tutto scuro, avevano paura. Cioè, torture di ogni tipo, torture psicologiche, torture fisiche, no? Se hai paura del buio, ti mando al buio, no? E ti ricordo che esiste l'uomo nero, no? Tutte queste stronzate qua. Oddio. Però ringrazio ancora Vedo Bianco per la donazione di oggi, grazie. Dunque, fra poco devo andare via. A chi lo facciamo il raid? Diavoletta, vuoi iniziare a trasmettere tu, che poi ti faccio il raid così ti mando quelli che mi seguono? Non lo so, questa la do come idea. Oh, mi sa che si sente più il mio uomo che me adesso perché gli hanno telefonato. Sì. Vediamo a chi potrei fa fare il raid. Allora, addicting to nothing. Nothing, addicting to nothing. Nothing ever wrong. No, fermo, fermo. Vi mando da lui. Raid a lui. Addicting to nothing. Non so l'inglese. Tre spettatori direttamente a lui. Tieni un regalino dall'Ale. Clip.